Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti a questa seconda giornata del modulo Regenerative Key Plants del Laboratorio dal Basso Reactivicity. Quest'oggi continuiamo e chiudiamo la conversazione per quanto riguarda la rigenerazione di parti di città, in particolar modo in riferimento a quei manufatti che si trovano all'interno del tessuto urbano, che però sono in stato di disuso, in via di dismissione o completamente abbandonati, che sono magari di particolare valore non solo architettonico, ma anche per l'identità culturale e sociale delle città e che potrebbero essere i luoghi chiave attraverso i quali far passare la riattivazione e la rigenerazione, quindi anche lo sviluppo eventualmente anche economico della città. I relatori di oggi sono Fabrizio Casetti, che è il presidente dell'associazione Spazio Grisù, che è un incubatore, una factory creativa nella città di Ferrara, di cui vi parlerà adesso, e a seguito ci sarà l'intervento del dottor Antonio Monte, che è un ricercatore del CNR, in particolar modo ha sempre studiato i manufatti produttivi e l'archeologia industriale, occupandosi di casi in Puglia e anche nazionali. Quindi do la parola a Fabrizio Casetti, grazie. Grazie. Buongiorno, allora, il progetto, diciamo, vi presenterò l'esempio come e perché soprattutto abbiamo creato questo luogo. Dunque, abbiamo un po' intercettato quello che era il genius loci o la richiesta della città, dello spazio, della gente. Ferrara è l'ultima città dell'Emilia come economia, è fuori dalla via Emilia, non è collegata ai grossi centri commerciali, industriali, non è nemmeno molto ben collegata con le grandi direttive, quindi ferroviari, eccetera. Questo ha portato al fatto che non ha mai sviluppato un'industria o comunque un distretto produttivo di qualche genere, quindi è sempre stata molto frammentata, prevalentemente una città agricola, diciamo. Cosa comporta? Che con i nuovi mestieri, con le nuove conoscenze, quindi anche in seguito alla formazione universitaria, Ferrara è un grosso centro universitario, si è creato tutto un gruppo di persone, di nuovi potenziali imprenditori, potenziali professionisti, che però non riescono a trovare sul territorio un modo per impiantare la propria attività, la propria iniziativa. Quindi, diciamo, il percepire questo bisogno che era manifestato da vari strati, quindi sia dal mondo universitario, quindi giovani neolaureati, così, ma anche dal mondo del lavoro, quindi persone che volevano, diciamo, mettersi in proprio o creare la propria attività o che avevano un'idea e che volevano provare a svilupparla, diciamo, non trovavano gli strumenti per poterlo fare. In pratica, diciamo che il tutto è nato un po' dai giovani architetti. Abbiamo cominciato a ragionare, perché un giovane architetto non riesce a lavorare, cioè come fa a iniziare a lavorare? Cioè, un architetto per affermarsi deve trovare una sua clientela. La sua clientela naturalmente è fatta di persone che vogliono farsi una casa, mettersi, sistemarsi qualcosa. Cosa fanno di solito queste persone? Vanno col passaparola e quindi alla fine tutti convergono sugli soliti 3-4 nomi che in ogni città sono gli architetti di punta, che spesso lavorano proprio solo perché sono gli architetti di punta, perché sono i nomi che vengono conosciuti e
E quindi i giovani faticano, devono magari vendersi per anni negli studi noti, non diciamo importanti, ma noti, prima di riuscire a crearsi una propria clientela. Quindi noi abbiamo cercato, abbiamo pensato come si poteva fare per agevolare, per accelerare questo passaggio. E esaminando il problema, uno dei primi e più importanti ostacoli era avere un ufficio di rappresentanza, quindi un luogo, come si suol definire tecnicamente, figo, dove accogliere il cliente, il potenziale investitore. In pratica, se un giovane architetto, un architetto per quanto bravo, riceve il cliente nella tavernetta di casa, non fa una gran bella impressione, deve avere un bel luogo di rappresentanza. Avere un luogo di rappresentanza di solito comporta un investimento per prendere in affitto un bell'ufficio, arredarlo in centro, eccetera. Questo qui comporta dei costi iniziali talmente alti che spesso scoraggiano diciamo, a voler intraprendere la libera professione. Poi ci sono sistemi di co-working che stanno nascendo adesso, ci sono studi associati che possono nascere, però diciamo la difficoltà è proprio quella di trovare un modo per avere un luogo fisico di rappresentanza per poter appunto far bella impressione sul cliente. Quindi cosa ci è venuta idea di fare? Di trovare un luogo bello, particolare, quindi che rimanesse impresso e che costasse il meno possibile. Una delle idee che ci è venuta è quella di applicare la normativa anti-squat che viene utilizzata in Olanda. In pratica, in Olanda fanno questi contratti di custodia in cui proprietari di immobili dismessi, abbandonati, vuoti, affittano o danno gratuitamente a delle persone questi spazi. Io, diciamo, ho abitato anche in grossi complessi residenziali in cui tutti gli appartamenti erano occupati, però occupati con il consenso del proprietario. Il contratto era che a fronte dell'affitto simbolico che equivaleva a circa 10 euro al mese dell'appartamento, si doveva in cambio tenere pulito lo spazio, gestirlo, quindi fare in modo che l'edificio non avesse obsolescenza, ma il punto chiave era che nel caso il proprietario avesse avuto bisogno dell'immobile, bisognava abbandonarlo nel giro di pochi giorni. Quindi si stava lì e ormai durava da anni la cosa. Però c'era sempre questo vincolo di mutuo, diciamo, assistenza in cui io ti conservo l'immobile, te lo lascio, te lo do quando ti serve, se e quando ti serve, in cambio non mi fai pagare niente. Quindi abbiamo cominciato a cercare uno spazio, a guardare negli spazi che potevano essere, diciamo, dove poter applicare questa cosa, questo sistema. E girando per Ferrara abbiamo monitorato, cosa a cui bisogna sempre iniziare. Abbiamo visto vari immobili e abbiamo individuato, tra l'altro, il primo che avevamo visto, questa che era l'ex caserma dei Vigili del Fuoco. Era stata abbandonata nel 2004 e semplicemente chiusa, cioè non ci facevano più niente, avevano chiuso il portone, dentro c'erano dei magazzini, diciamo, magazzini di materiale della provincia. E la cosa bella era che l'immobile è in vendita. Quindi questo per noi è stato un grosso vantaggio, perché alla provincia abbiamo chiesto di prestarcelo fin tanto che non fosse andato venduto. Allora, all'inizio non hanno, ci dicevano, bah, non vi conviene perché poi se viene venduto, eccetera. Però noi che, diciamo, siamo nel settore diciamo, delle costruzioni, nel settore immobiliare, sappiamo come è messo il mercato immobiliare attuale in Italia. E
In più, questo qui è un immobile vincolato perché è dei primi del Novecento, quindi vincolo de iure perché è più di 50 anni di proprietà pubblica, eccetera. In più, facciata vincolata di forma, eccetera. Prezzo base d'asta 6 milioni, facendo un conto molto a spanne per rendere commerciale uno spazio del genere, è un investimento che va sui 10 milioni, 10 milioni di euro. Tempo di ritorno per un investimento del genere a Ferrara siamo attorno ai 40 anni. Di conseguenza nessuna impresa immobiliare si imbarcherebbe mai in una cosa del genere. Quindi noi eravamo tranquilli. Abbiamo chiesto appunto che ce lo prestassero e lì ha cominciato quello che è un po' il nodo di questi esperimenti, di queste prove. Trovare la forma contrattualistica che possa, diciamo, consentire di fare queste cose. Cioè l'idea c'è, gli accordi ci sono, bisogna trovare il modo per farlo, il modo contrattuale per farlo. Uno dei modi che viene applicato solitamente in Italia è l'occupazione. Si va, si prende, si sta dentro, più o meno accordi, più o meno si va avanti, più o meno scontro. Lo scontro in Italia è sempre una cosa che è molto bello, fa molto occupazione scolastica, ci riporta alle assemblee di classe, quindi è molto romantica. Però diciamo che abbiamo pensato che non si può più andare avanti così, quindi abbiamo cominciato a esplorare la normativa italiana, perché le norme in Italia ce ne sono troppe, tante. Ci sono le norme per fare tutto, bisogna solo scoprirle. Quindi, in un percorso che è durato circa un paio d'anni, abbiamo studiato, abbiamo trovato il modo per assegnare questo spazio. E quindi il contratto che abbiamo fatto era un comodato gratuito precario. Precario nel senso che noi l'immobile ci è stato assegnato per 5 anni, rinnovabili naturalmente. Potevamo andare dentro, l'immobile rimaneva di proprietà appunto della provincia. Il vincolo era che in caso di vendita o in caso la provincia avesse bisogno dell'immobile, noi dobbiamo abbandonare l'immobile entro 8 mesi e non abbiamo diritto a nessun risarcimento per quello che per i lavori che abbiamo effettuato. Come vi ho detto prima, è impossibile. Altamente improbabile che venga venduto, quindi noi siamo tranquilli e quello che solitamente poteva essere visto come un ostacolo, un problema, diciamo, un qualcosa di negativo, invece per la situazione attuale è molto positivo perché questo senso di precarietà, questa precarietà del contratto, comporta il fatto che intanto l'immobile non è nostro, non ci è stato assegnato, quindi non è nostra la manutenzione, manutenzione straordinaria. Non sono nostri, non dobbiamo pagare eventuali tasse perché non ci è stato assegnato. Quindi anche lì la tassazione è più agevolata. Bisogna, quello che si diceva, che dicevamo anche ieri, bisogna un po' pensare, volendo fare qualcosa, qual è il modo migliore e meno costoso per farla. In questo modo abbiamo avuto questo immobile che tutela sia noi in quanto non dobbiamo spendere praticamente niente per quello che è l'immobile, tutela l'amministrazione pubblica, e questo è importante, sempre guardare le due parti in concorso. Tutela l'amministrazione pubblica perché nel caso il nostro progetto dovesse non essere di gradimento del pubblico, nel caso noi diciamo di fare una cosa, poi invece mettiamo su un centro sociale o un club privé o cose che non sono legali, diciamo, hanno gli strumenti in mano per fermare il progetto. Quindi, cosa che invece, ad esempio, se fosse stato un affitto, lo prendi in affitto, poi dentro ci fai, invece di farci una sala studio, ci fai un ostello, non ti possono mandare via
o perlomeno ci mettono molto tempo per mandarti via. E quindi questa è la tutela anche da parte dell'amministrazione pubblica. Poi, come sistemare lo spazio? Quindi lo spazio strutturalmente era a posto, abbiamo fatto primi sopralluoghi, la struttura era a posto, l'abbiamo testato bene anche col terremoto, siamo stati molto, molto contenti di questo. Essendo una caserma dei Vigili del Fuoco, era un edificio di prima classe, quindi un edificio che doveva resistere anche ai bombardamenti, c'è anche un piccolo rifugio antiaereo sotto, e di conseguenza il terremoto non gli ha fatto niente. È stato comunque esaminato anche dopo il sisma, quindi diciamo strutturalmente l'immobile era a posto. Quello che serviva era ripulirlo. Il costo per fare la pulizia, lo sgombero, eccetera, come l'abbiamo affrontato? La provincia ha detto: dunque, l'immobile è nostro, ve lo sgomberiamo, ve lo ripuliamo prima di darvelo. Appena abbiamo i soldi lo facciamo. Questo qui avrebbe, come nel ragionamento solito classico degli anni passati, avrebbe comportato sicuramente dei tempi di qualche anno per fare questo. Noi invece abbiamo detto, noi abbiamo fondato un'associazione no profit a cui è stato assegnato lo spazio. I soci dell'associazione, in quanto soci, hanno potuto intervenire e cominciare a sgomberare lo spazio, a ripulirlo, a togliere un po' quello che c'era. Quindi abbiamo cominciato a farlo subito per conto nostro. Il bello è che noi abbiamo cominciato e la gente si è progressivamente aggiunta. Quindi anche lì c'è molto, abbiamo intercettato un desiderio che c'era anche nella gente, quello di fare qualcosa, di sporcarsi le mani, di mettersi lì a organizzare, a fare qualcosa, a vedere che con il lavoro che facevi qualcosa stava cambiando. Quindi abbiamo voluto praticamente intervenire nello spazio con questa formula. Dunque, a noi lo spazio è stato dato gratuitamente, noi gratuitamente lo diamo alle imprese, che in cambio però si sistemano il proprio spazio. Quindi noi intanto abbiamo deciso di fare questa cosa qui non per scopi di spettacolo, scopi sociali, scopi diciamo performativi, ma per imprese. Quindi per imprese culturali creative, in quanto uno dei bisogni, e qui si parte appunto dal perché abbiamo fatto questa cosa qui, uno dei bisogni della città è quello di creare, come vi dicevo, posti di lavoro, di fare in modo che la gente possa in qualche maniera provare a crearsi uno stipendio. Quindi l'associazione no profit ha preso in gestione lo spazio, che poi ha assegnato a delle imprese profit. Le imprese sono state selezionate con un bando. Quando abbiamo presentato l'idea, naturalmente tutti hanno detto non funzionerà mai. E questo è stato un buon segnale, e infatti abbiamo avuto nel giro di un paio di mesi più di 50 richieste di spazio, non solo da Ferrara ma anche da varie parti dell'Italia. Abbiamo selezionato all'inizio 18 imprese, ad ogni impresa abbiamo fatto vedere lo spazio, abbiamo discusso con loro quali erano gli spazi che potevano andargli bene, ogni impresa ha fatto il sopralluogo prima di presentare domanda nel bando, diciamo prima di rispondere al bando, in cui si veniva chiesto naturalmente un business plan e quindi veniva chiesto approfonditamente come volevano, come pensavano di utilizzare lo spazio. Sono andati con i loro tecnici per vedere quali erano i lavori che dovevano fare, quali cose necessitavano nello spazio. Di queste imprese, 18 imprese che abbiamo selezionato, ad ognuna sono stati assegnati dei muri, lo spazio, e quindi ognuna ha l'obbligo di sistemare gli spazi a loro assegnati facendo all'interno tutto, quindi dalle pulizie alla sistemazione, alla tinteggiatura, all'impiantistica, perché gli impianti sono stati fatti, impianti generali che arrivano fin fuori alla porta. All'interno ognuno si deve fare il proprio, anche perché questo è uno dei problemi dei classici incubatori di impresa. Quindi
Quindi, gli incubatori di impresa classici creano degli spazi che devono andare bene a tutti, che vengono poi assegnati dopo che sono stati fatti, quindi uno spazio che dovrebbe andare bene a tutti, alla fine non va mai bene a nessuno. Qui invece noi abbiamo fatto il contrario. Abbiamo lasciato tutto grezzo in modo che ognuno potesse allestire lo spazio specificatamente per i propri bisogni. Quindi, non sapendo che tipo di impresa sarebbe andata all'interno di una certa stanza, era inutile mettergli giù delle prese o mettergli un certo impianto di riscaldamento, perché non sapevamo che cosa gli sarebbe servito. In più, essendo imprese culturali creative, il vantaggio di sistemarsi il proprio spazio è notevole perché il tuo spazio diventa il tuo biglietto da visita. Se tu sei un designer, se tu sei uno studio di architettura, se sei un grafico, se sei un makers, fai diventare il tuo spazio la tua immagine e quindi già da quello diventa il tuo biglietto di presentazione. In più, perché abbiamo scelto le imprese culturali creative? Intanto perché sono quelle che al giorno d'oggi hanno un maggior potenziale di sviluppo, che richiedono minori investimenti e quindi possono più facilmente essere impiantate. In cui naturalmente ci si mette alla prova dall'inizio, quindi non appena uscite dal mondo accademico, al mondo universitario, si può provare a sviluppare una propria idea. Il bello di questo spazio che, come vi facevo vedere, è molto articolato, ci sono dai dormitori agli uffici, alle mense, alle officine, quindi abbiamo da spazi di 3 metri quadri a spazi di 200 metri quadri, quindi è molto articolato, molto difficile, diciamo, da usare. E quindi quello con cui siamo stati chiari con le imprese era intanto che non si deve lavorare a porte chiuse, quindi si lavora a porte aperte, ci si deve incontrare, ci si deve scontrare con i propri vicini. Perché le imprese culturali creative sono quelle che dal lavoro gomito a gomito, quindi pestandosi piedi a vicenda, traggono vantaggio. Perché se metti un designer vicino a un maker, se metti un grafico vicino ad uno studio tecnico, non sai cosa può succedere, ma sicuramente vengono fuori delle sinergie inaspettate. E ne sono venute fuori parecchie. Contrariamente a quello che riguarda, per dire, invece le imprese manifatturiere, dove se metti una fabbrica di lavatrici e una di caffettiere, una di fianco all'altra, probabilmente si intralciano perché la movimentazione, eccetera. Quindi sono metodologie di lavoro diverse. Qui invece il contatto diretto provoca sinergie e provoca accrescimento dello spazio. Tutto questo, diciamo, è stato studiato nei 2 anni che sono preceduti l'apertura dello spazio. Esaminando circa 70 laboratori simili in Europa, concentrandoci su quelli che erano falliti, perché come la nostra convinzione era che un esperimento, se funziona, può essere fortuna, se non funziona, vuol dire che ti sei dimenticato qualcosa. Quindi abbiamo esaminato soprattutto i casi che presentavano delle criticità, che non avevano funzionato, che non in qualche maniera la gente che c'era dentro non era contenta. Uno dei casi, ad esempio, più noti italiani, è la fabbrica del vapore di Milano, luogo bellissimo, fighissimo, molto pieno di fascino, che però è stato sistemato prima dal comune, investimento iniziale 25 milioni di euro ed è ancora in costruzione. Sta ancora andando avanti. Poi dopo che hanno sistemato gli spazi, hanno fatto il bando per affittare questi spazi. Noi, appunto, parlando ad esempio con Studio Azzurro, che sono all'interno, loro ci hanno appunto presentato tutto un elenco di punti critici di questo spazio. Uno, che uno spazio grande vuoto fa tristezza, e qui, come abbiamo visto anche ieri qui nella fiera, si vede.
Quindi è meglio avere piccoli spazi che germinano progressivamente, quindi vedere fin dove arriva il limite e vedere quello che si potrà fare dopo. Quindi è meglio uno spazio abbandonato ma potenzialmente in ricostruzione, cioè che presenta potenzialità piuttosto che uno spazio definito vuoto. E poi uno dei problemi era appunto che le imprese che sono ospitate dentro alla fabbrica del vapore, quando arrivano la mattina parcheggiano uno fianco all'altro, si salutano, poi dopodiché ognuno si chiude nel proprio studio e si rivedono la sera quando vanno via, quindi non ci sono sinergie all'interno. Quindi l'idea invece è stata proprio quella di partire dall'inizio per creare comunità, per creare una rete e per fare in modo che lo spazio non fosse più solo un qualcosa di fisico, ma fosse proprio un riferimento. Quindi abbiamo creato l'identità, questo è il nostro logo, che ci è stato creato e donato da Coghi e Corsello, due famosi street artist bolognesi, meglio conosciuti come P-Brain e Canecotto, e che hanno creato questo il logo che si rifà naturalmente, come vedete, la fiamma e il drago, in quanto lo spazio l'abbiamo chiamato Spazio Grisù. Non casualmente, piccola parentesi, perché Spazio Grisù? Perché anche questo è generazionale. La nostra generazione, quando dici caserma dei carabinieri, no, caserma dei vigili del fuoco, ti viene in mente Grisù, ti viene in mente il draghetto. Quindi, quelli della generazione prima di noi, il Grisù lo associano al gas delle miniere. Quelli della generazione dopo di noi, non è un grosso, cioè non ha nessun riferimento. I giovanissimi lo conoscono, diciamo gli under 15 lo conoscono perché hanno ricominciato a riproporre i cartoni animati per televisione. Comunque la nostra generazione, quella che va diciamo dai 30 ai 45, conosce benissimo il riferimento. Inoltre, Grisù, se vi andate a guardare su YouTube le puntate che ci sono, è questo draghetto che, malgrado tutto, malgrado la fine combini sempre dei guai, malgrado non riesca nel suo intento, però ricomincia sempre testardamente a riprovare. E quindi era molto adatto come immagine, diciamo come suggestione per uno spazio per imprese, per start-up. Quindi partendo dalla creazione dell'identità, abbiamo cominciato poi ad intervenire sullo spazio. Questo è l'arredo urbano che abbiamo trovato, come vedete. Ce l'avevano lasciato in questo modo. Nei 10 anni che è rimasto abbandonato, veniva usato come discarica. Non si sa da chi, non si sa perché, ma come sappiamo i rifiuti si accumulano da soli. E quindi, per sgomberare questo spazio qua, diciamo, la proprietà aveva detto, ci avrebbero pensato loro, come vi avevo detto, e avevano fatto una botta di conti, dovevano essere circa sui 15.000 euro per portare via, differenziare, eccetera. Ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo divertiti un sacco e abbiamo cominciato in tre a lavorare, alla fine ci siamo trovati circa in 30. E con un camion abbiamo differenziato e conferito in discarica tutto il materiale e in circa 3 settimane abbiamo appunto sgomberato completamente lo spazio, scoprendo di tutto là sotto. È stato anche divertente cercare di capire che cosa c'era. Il bello è stato che appunto la gente veniva, come vi dicevo, veniva ad aiutare, ci chiedeva se poteva aiutarci, quindi passare le giornate e i fine settimana, qui considerate che l'abbiamo fatto in primavera, anzi abbiamo cominciato alla fine dell'estate a sgomberare qua, quindi i fine settimana invece di andare in gita ci trovavamo lì a caricare dei camion di rifiuti, il che è stato molto divertente, poi il quartiere stesso si è riattivato e qui abbiamo scoperto un'altra cosa, che quello che stavamo facendo non era solo per noi.
ma abbiamo mosso degli stakeholder che non avevamo preso in considerazione all'inizio, perché essendo un luogo così presente all'interno di un tessuto urbano, quindi così grosso, una grossa fetta del quartiere, c'era un senso di affezione anche per questo spazio, quindi vedere che che veniva in qualche maniera sistemato, abbiamo avuto varie persone del quartiere che ci hanno chiesto se ci potevano aiutare, sono venuti ad aiutare, sono venuti a portarci delle torte, sono venuti a darci consigli, a raccontarci aneddoti e soprattutto sono venuti a cercare di capire che cosa stavano cercando di fare lì dentro. Abbiamo rassicurato tutti che non stavamo facendo un centro sociale, che non ci sarebbe stata non ci sarebbero stati, diciamo, drogati e cose del genere, perché naturalmente quando ci sono i giovani si pensa sempre che siano queste cose qua. E abbiamo cominciato a fare quindi una grossa comunicazione anche nel quartiere. Quindi abbiamo cominciato a fare sia degli incontri, delle riunioni di quartiere, sia il volantinaggio porta a porta lì attorno, invitando la gente a venire a vedere, a chiedere, ad incontrarci, a darci consigli o a portarci delle cose. Il bello è stato che poi, quando abbiamo inaugurato, abbiamo fatto quella che da noi viene chiamata la cena della sporta, in cui ognuno è invitato a partecipare portando da mangiare per sé, ma condividendolo con tutti. Quindi io porto qualcosa, lo metto sul tavolo e prendo qualcos'altro. E tutte le signore del quartiere sono arrivate, ognuna con teglie di lasagne, torte, insalatoni vari, eccetera. Ed è stata veramente una festa di quartiere, in cui la gente è venuta dentro per vedere cosa stava succedendo, per sincerarsi che fossimo dei bravi ragazzi, per vedere di riappropriarsi di uno spazio che era, diciamo, visto come un qualcosa, uno spreco. Ecco, questa è l'inaugurazione, come vedete, l'inaugurazione del cortile. Altro modo che abbiamo utilizzato. Allora, non si può fare tutto subito, quindi non abbiamo voluto aspettare che fosse tutto a posto. Abbiamo cominciato ad andare avanti per gradi successivi, quindi sistemare un pezzo, metterlo a posto, usare quel pezzo lì, poi sistemare qualcos'altro. Con la logica perché lì è stato un segno divino, il primo giorno che siamo entrati nello spazio, quando ci hanno consegnato le chiavi, in uno degli uffici al primo piano, al centro della stanza, sul pavimento, c'era un foglio e su quello c'era scritto: il miglior modo per cominciare è cominciare. Ci mancava solo il raggio, il triangolo in cielo, eccetera. L'abbiamo preso come segno, naturalmente, ma era già la nostra idea, quella di cominciare comunque a sistemare e capire man mano che si faceva qual era lo scopo dello spazio, qual era il modo per raggiungere questo scopo. Vedete, lo spazio presenta un grosso fascino, è veramente bello. La gente quando viene dentro sente veramente di entrare, anche il fatto è un ambiente chiuso, è una corte, quindi quando si entra proprio come in un altro mondo. Una delle cose, quasi tutti quello che ci dicevano, quasi tutti quando entravano ci dicevano: non sembra neanche di essere a Ferrara. Significa, non sembra neanche, cioè sembra di essere in uno di quei posti che abbiamo visto, come vi ho detto ieri, tutti noi abbiamo visto in giro per l'Europa, in giro per il mondo, questi luoghi fighissimi, dalla Germania alla Spagna, all'Inghilterra, questi spazi occupati, recuperati, messi a posto con questi sistemi molto, molto sociali. Ora, non c'è nessun motivo per cui non possiamo farlo anche in Italia. Quindi la nostra idea è stata quella di dire: visto che tutti noi abbiamo visto delle cose bellissime in cui ci piacerebbe stare in giro per il mondo, copiamole e cerchiamo di portarcele a casa. E dato che la nostra generazione ha avuto la fortuna di vedere questi spazi, di viverli, quindi non solo di vederli sulla carta o su internet, cercare in qualche modo di portare
queste situazioni, queste idee anche alle nostre latitudini. E cosa abbiamo fatto? Quindi, per partire dovevamo convincere la gente, dovevamo convincere che il progetto era fattibile, che il progetto era bello, che era sostenibile. Quindi prima ancora di avviare il progetto, di metterlo sulla carta, abbiamo contattato tutti i possibili stakeholder. Significa che siamo andati dalla provincia, che era naturalmente proprietaria dell'immobile, dal comune che doveva, appunto, che si ritrovava questo spazio in un quartiere a rischio da gestire. Siamo andati dall'associazione di quartiere, siamo andati dalla Camera di Commercio perché volevamo incentivare le giovani imprese, siamo andati da imprese, singoli, persone, tutti coloro, presentandogli questo progetto, dicendogli: noi facciamo questa cosa, la facciamo comunque, guarda se quello che noi facciamo ti può essere utile, puoi averne un qualche tornaconto, puoi unirti, affiancarti e aggiungere qualcosa, sfruttare qualcosa o semplicemente essere coinvolto nel progetto e dimmi che cosa puoi fare. Quindi siamo andati anche dalle associazioni di categoria, siamo andati da istituti bancari. Questo è stato molto bello perché, ad esempio, abbiamo coinvolto due istituti bancari spiegandogli che le imprese culturali creative, che loro non conoscevano, sono quelli che vengono definiti i mestieri che non sai spiegare a tua madre. Quindi, se non lo sai spiegare a tua madre, a maggior ragione non lo sai spiegare al direttore di banca. Quindi, quando tu vai a chiedere un finanziamento e gli dici che tu, ad esempio, un caso pratico, un ragazzo ha messo su un'impresa per fare le PIN, le spillettine, quelle tonde. Dato chiedere un finanziamento, non gli hanno detto niente, nel senso che semplicemente non l'hanno preso in considerazione. Lui comunque ha cominciato a farlo, si è creato una nicchia di mercato, fa delle piccole produzioni, delle piccole serie, il che vuol dire piccole serie sono considerate 80.000 pezzi. Lui ha un fatturato annuo che supera i 70.000 euro. Quindi ha un fatturato che è superiore ad una torneria, diciamo, ad un artigiano. Solo che quando tu vai dal direttore di banca e dici: guarda, io produco PIN, questo non ti guarda neanche in faccia, cioè non capisce. E questo è il fatto, anche quello che si diceva ieri, il difficile è far capire alla gente le potenzialità di queste nuove imprese. Quindi siamo andati da questi istituti bancari, cominciando dall'alto, quindi non andando dal direttore di banca, ma andando dal direttore generale, spiegandogli il progetto, facendogli presente che un'impresa culturale creativa per iniziare non ha bisogno di un finanziamento, di un investimento che varia dai 5 ai 15 mila euro, grosso modo, solitamente fra i 5 e i 10. Questo loro non lo sapevano, perché erano ancora nell'idea della nuova impresa, ma considerata impresa manifatturiera, che per avviarsi ha bisogno di un finanziamento che varia dai 50 ai 150 mila. Quindi questi hanno detto: beh, allora se io ho 50 mila euro da investire, forse è più conveniente investire 50 mila euro in 5 imprese culturali creative, quindi 10.000 euro a testa, e quindi ho meno rischio di perdere questi 50.000, magari ne perderò 10 o 20, quindi è per la banca più conveniente questa scommessa. Tant'è che alle imprese non aprono più nemmeno un finanziamento, ma semplicemente gli fanno un fido, perché la quantità di denaro è talmente bassa per loro che è più comodo fare un fido. E quindi questi direttori generali di banca non hanno fatto niente se non telefonare ai direttori di banca specifici del luogo e dicendogli: se viene lì un'impresa che è dentro Grisù, dentro spazio Grisù, ascoltala, ti dirà delle cose strane, ti presenterà un progetto forse un po' folle, però ascoltala, dagli fiducia e vedi che cosa ti dice. Quindi
L'importanza del creare identità, che vi dicevo prima, è stato anche questo, cioè il fatto che Spazio Grisù è diventato un brand che dà autorevolezza alle imprese che ci sono dentro. Quindi noi abbiamo chiesto a tutti gli stakeholder, appunto dagli istituti bancari, ma anche assicurazioni, camera di commercio, eccetera, di ascoltare un po' di più le imprese che si presentavano come Spazio Grisù. E abbiamo creato una rete, quindi ad esempio se io startup di Spazio Grisù devo, ho bisogno per dire di brevettare una mia idea, non ho più bisogno di andare in portineria, in camera di commercio e chiedere cosa devo fare eccetera, ma ho il numero di telefono di una persona specifica, nome e cognome, che già conosce che cos'è Grisù, che cosa facciamo lì dentro. E quindi non ho bisogno di spiegarglielo, ma vado direttamente, gli spiego il mio problema e già ho risparmiato 2 ore a spiegargli chi sono, cosa faccio e dove sono. E questo è sì appunto con la Camera di Commercio, ma anche con gli assessorati, con gli istituti bancari, eccetera. Abbiamo dei nomi specifici, dei collegamenti diretti che sono già istruiti su cos'è il progetto. Cosa sono? Loro tra l'altro sono rassicurati perché? Perché le imprese di Spazio Grisù non sono imprese qualunque, ma sono imprese selezionate da 12 professionisti dopo in seguito a un bando. Quindi già queste hanno una prima selezione, già queste si presentano come, diciamo, con una forma che è già tutelata. Quindi l'importanza appunto di a far crescere attorno al progetto una rete di investitori o perlomeno tutti coloro appunto che sono stakeholder, che sono in qualche maniera interessati o coinvolti nel progetto. Questa è stata l'inaugurazione, qui naturalmente qui c'è la presidente della provincia e il vice sindaco di Ferrara, sono giovani. Questa è stata un'altra bella cosa, nel senso, abbiamo avuto la fortuna che è scoppiata questa crisi e quindi non ci sono più soldi. Non essendoci più soldi, da qualche anno i vecchi centri di potere hanno perso, diciamo, hanno perso importanza. La gente che era in questi uffici, che era abituata a ragionare secondo i canoni degli anni 90, degli anni 2000, non avendo più possibilità, perché non c'erano più soldi, di lavorare secondo il metodo con cui avevano lavorato per 30 anni, spontaneamente molti hanno lasciato spazio ai giovani. Quindi qui ci troviamo ad avere nei punti, nei centri di decisione, persone che sono al di sotto dei 50 anni. Quindi che non è che capiscano meglio, è che ascoltano, quindi riescono a meglio ascoltare i bisogni o le proposte che ci sono. Quindi quando io sono andato a chiedere alla Presidente della Provincia se mi prestava l'immobile gratuitamente per 5 anni, non mi ha detto no, ma mi ha detto perché. E questo è stato il cambiamento epocale, diciamo. Queste naturalmente sono vari personaggi che sono stati coinvolti, questo era quello che avevamo all'interno. L'interno era usato come, buttavano lì tutto quello che non sapevano dove buttare, in particolare tutti gli arredi scolastici, quindi ci siamo ritrovati pieni di lavagne, di banchi, cattedre, armadietti, cose del genere, che loro hanno detto no, ma non preoccupatevi, li mandiamo i facchini, sgomberiamo tutto. Abbiamo detto no, lasciateli lì perché a noi servono. Cioè, le lavagne, poi abbiamo fatto di tutto con le lavagne. E quindi tutto quello che era dentro per noi è diventato materia prima. Ecco, gli spazi che abbiamo trovato erano questi. Vi vedete, le condizioni erano queste qua, quindi i serramenti erano in buono stato, c'era da pulire, da sistemare, gli impianti abbiamo fatto finta che non esistessero, abbiamo detto
rifacciamo tutto completamente, quindi abbiamo eliminato tutti i cavi, tutto il rame che abbiamo rivenduto, così ci siamo tirati su un po' di soldi e abbiamo ricominciato a fare tutto da capo. Quindi per la gestione, per l'investimento, ogni impresa si ristruttura il proprio pezzo e tutti assieme collaboriamo per sistemare gli spazi comuni. Quindi c'è un'autotassazione interna per le spese vive e in pratica abbiamo visto, alla fine ci hanno chiesto, la provincia ci ha chiesto una rendicontazione, abbiamo fatto un consuntivo ed è saltato fuori che da un investimento iniziale dell'associazione di 950 euro, che serviva per appunto depositi, marche da bollo, eccetera, l'immobile è già stato rivalutato per oltre 700.000. Quindi abbiamo un rapporto di 1 a 700 come ritorno economico. Questo qui ha fatto stupire parecchie persone, soprattutto diciamo le amministrazioni pubbliche che vedevano questo esperimento un po' così, però visto questo ritorno, visto che loro non ci avevano messo niente e che si ritrovavano un immobile potenzialmente più vendibile, perché comunque già più sistemato, già pulito, già comunque anche più conosciuto, allora ci hanno dato anche un po' più di agio, un po' più di spazio, ci hanno quindi lasciato fare anche un po' di più, erano diciamo sono diventati più amichevoli. Poi naturalmente noi abbiamo un ufficio stampa d'assalto, praticamente uno dei soci dell'associazione lavorava in un grosso ufficio stampa da cui è stata licenziata, però si è portata dietro, diciamo, dopo i suoi 15 anni di lavoro in questo ufficio stampa, lei ha delle conoscenze notevolissime e quindi ha permesso di veicolare il progetto Spazio Grisù attraverso tutti i suoi canali e quindi abbiamo puntato molto sulla comunicazione. Noi praticamente ogni cosa che facciamo la comunichiamo, la festeggiamo, la facciamo vedere cosa abbiamo fatto e questo ci ha portato, diciamo, ad essere sempre più conosciuti e più sei conosciuto più diventa facile presentare quello che vuoi fare, più ti danno credito. Quindi avere un ufficio stampa non è secondario, è fondamentale. Ogni progetto, tu puoi essere il più bravo del mondo, ma se non lo sa nessuno è inutile. Ogni cosa che viene fatta, noi ci occupiamo anche, diciamo, all'interno dell'associazione noi siamo in 12, che andiamo da imprenditori a galleristi, a artisti, street writer, a economisti, docenti universitari, immobiliaristi, abbiamo un po' di tutto. Abbiamo voluto essere il più eterogenei possibile proprio per poter esaminare sotto vari punti di vista ogni situazione che si presentava. E quindi il veicolare il nome, il farlo conoscere, il diffonderlo, permette comunque di avere una maggiore anche fiducia dalla gente. Poi ad esempio siamo arrivati ad essere intervistati da Report, che quello è stato, diciamo, un po' il punto di svolta, in una puntata in cui, quando, come fa di solito Report, che ti fa venire il mal di fegato, di tutta la puntata alla fine c'era la buona notizia, cioè a Ferrara funziona, e quindi non funziona da nessun'altra parte, ma a Ferrara sì, quindi se si può fare. E quindi Ferrara improvvisamente è stata conosciuta tramite questo esperimento. La nostra Presidente della Provincia si vanta adesso di essere l'unica Presidente ad essere stata intervistata da Report in maniera positiva e non massacrata. E quindi quello è stato per lei il suo ritorno. Bisogna essere sempre coscienti che nessuno fa niente per nulla. Ognuno deve avere il proprio tornaconto. Tornaconto può essere anche semplicemente la soddisfazione di aver fatto qualcosa di eticamente giusto.
però supporre che qualcuno lavori per totale disinteresse, non, cioè, se uno ti dice che lo fa per, senza nessun motivo, è pericoloso. Mentre qui, se è chiaro il tornaconto che ognuno ne vuole avere o ne può avere, il progetto funziona meglio. Ad esempio, abbiamo molte imprese, abbiamo degli sponsor tecnici, abbiamo contattato tutti noi della, diciamo, dell'associazione, tutti i nostri conoscenti, contatti di lavoro, eccetera. Imprese, ad esempio, c'è un'impresa di vernici che loro durante la produzione devono fare dei controlli qualità a campione, quindi loro ogni giorno devono prelevare un certo quantitativo di prodotto da testare, da portare in laboratorio, però magari loro devono prelevare una latta da 5 kg di cui ne usano mezzo bicchiere e il resto lo devono buttare via. Buttarlo via è un rifiuto speciale, a loro costa, per loro è un costo perché devono immagazzinarlo, è un costo perché devono smaltirlo, non possono rivenderlo. In cambio della pubblicità, in cambio del nome, lo danno noi. Quindi loro hanno la pubblicità gratuitamente, in più ci guadagnano perché non devono pagare lo smaltimento del prodotto, del rifiuto pericoloso. Assieme a questi, tanti altri. In cambio di qualcosa, diamo qualcos'altro. In questa maniera è un progetto che avevamo, è una metodologia che avevamo utilizzato anni fa per un progetto di arte urbana a Ferrara, in cui abbiamo coperto tramite sponsor tecnici, abbiamo coperto oltre 80.000 euro di lavori, diciamo di preventivo per l'installazione e per la creazione delle opere, tutto tramite una rete di sponsor tecnici. Alla fine il progetto è stato fatto a costo zero, addirittura abbiamo avuto un surplus. Semplicemente perché c'è qualcuno che ha qualcosa che ti può servire in cambio di qualcos'altro, ma la cosa bella è che quando qualcuno viene coinvolto lo prende come diventa suo, lo adotta questo spazio. Quindi anche il fatto che semplicemente le imprese non si sono trovati uno spazio pulito, ma hanno dovuto passare dei giorni a pulire per terra, a scrostare i muri, a dar di bianco. Questo è diventato uno spazio pubblico che è diventato pubblico nel senso che è di tutti, mentre solitamente da noi lo spazio pubblico non è di nessuno. Quindi se io vado dentro in una stanza completamente bianca, il mio primo istinto è quello di marcare il territorio, di scrivere sui muri. Ci sono molti corsi di psicopatologia dell'abitare che spiegano come lo spazio stimola il vandalismo, che è un istinto naturale. Però se io quella stanza è bianca perché l'ho verniciata io, non solo non sporco il muro perché il muro l'ho già marcato avendolo fatto io, ma sto anche attento che nessun altro lo rovini. Tant'è che ad esempio nel cortile da noi sono improvvisamente una mattina sono andato là ed erano apparsi dei portacenere, perché la gente nel giardino andava a fumare, buttava le cicche per terra, qualcuno ha colto il problema e senza chiedere niente a nessuno ha creato dei portacenere, li ha messi in giro e la gente li usa. Quindi lo spazio diventa anche più semplice da gestire, perché è spontanea la manutenzione dello spazio collettivo. Sono tutte delle banalità che però, messe una in fila dietro l'altra, creano un nuovo modo di rapportarsi con gli altri e di vivere lo spazio. Ecco, queste sono alcune foto degli spazi interni. Questi sono i lavori. Ecco, qui ad esempio, noi lasciamo tutto così com'è, questi lavandini che avevano detto, ah, ma quelli lì li smontiamo subito, li smaltiamo e ce li lasciamo lì, questi diventeranno tutte postazioni da computer. Le ricopriamo con dei ripiani e questo diventerà il nostro spazio co-working. Sarà un po' diverso dagli altri, ma è una caserma e quindi diventerà anche più divertente e più interessante. Abbiamo una sala riunioni dentro le docce.
Vedete, questi sono gli spazi come si presentavano. Qui abbiamo cominciato, questo è un architetto, naturalmente, questo è un ingegnere aerospaziale, che però nei fine settimana vengono lì, sistemano, sgomberano, inventano il proprio spazio, collaborano fra di loro e inventano nuove sinergie. La prima cosa che abbiamo riattivato è questo enorme barbecue, che viene già usato molto di frequente. Il barbecue, la griglia è tradizionale nelle caserme dei Vigili del Fuoco. Tutte le caserme hanno sempre la griglia, perché mentre aspettano le eventuali chiamate si dilettano con le griglie. Ecco, praticamente noi abbiamo cercato di convogliare tutte le energie che c'erano latenti nello spazio. Ci siamo resi conto che abbiamo gettato un sasso in un vespaio. Quello che noi abbiamo cominciato a fare per dare degli studi tecnici ai giovani degli studi a giovani architetti a basso costo ha scatenato invece dei grossi interessi, dei grossi desideri che erano repressi nella comunità. Questo sono io e questo è il nostro vicepresidente, che è uno street artist, è un writer. Quelli dietro sono murales fatti da suoi amici, che quando abbiamo detto che volevamo dei murales lì sono venuti perfino dalla Spagna per farci i murales. E lui è sempre sfocato perché non sta mai fermo. E ad esempio lui si è scoperto, lui è un artista, performer, street writer, eccetera, ma si è scoperto essere un imprenditore. Gli abbiamo fatto vedere che quello che lui faceva aveva una grossa vena di imprenditorialità. Si è molto offeso, perché naturalmente lui vedeva gli imprenditori come un qualcosa di oltre la barricata, dall'altra parte. E questo è un altro invece degli scopi, degli effetti collaterali di Spazio Grisù: il creare il collegamento fra persone diverse, con visioni diverse, ma con desideri comuni. Anche il fatto di creare un collegamento fra studenti e mondo del lavoro. Cioè, nel cortile noi abbiamo già attivato un wifi gratuito, quindi il cortile è diventato anche uno spazio di lavoro, uno spazio di studio. La gente viene lì e quindi chi viene magari lì a studiare o a passare un po' il tempo può incontrare qualcuno che invece lavora, scoprire nuovi lavori, trovare eventualmente occasioni di lavoro e quindi, anche senza accorgersene, passare dagli studi direttamente al lavoro. Ecco, questi siamo noi dell'associazione. Siamo veramente vari, cioè qui faccio un esempio. Questo è un'impresa lui realizza app, lavora con la realtà aumentata, eccetera. Questi sono i due street writer che ci hanno dato il logo, esperti, ex squatter, fondatori del Link di Bologna, eccetera. Questa è mia moglie, ma è gallerista d'arte contemporanea, eccetera. Questo è un filmmaker che lavora negli Stati Uniti, il nostro ufficio stampa. Questo è un esperto di founding, di crowdfunding e di innovazione. Gianni Franz, docente di architettura sociale alla facoltà di architettura e di economia di Ferrara. Quindi abbiamo veramente un panorama molto ampio e facciamo delle litigate feroci, perché ognuno ha un'idea, una visione diversa, cioè ha un'ottica diversa. Però è giusto, quando si sviluppa il progetto, avere l'ottica più ampia possibile, perché nessuno può conoscere tutto. Bisogna essere naturalmente cioè nessuno ha tutta la ragione. Bisogna sempre esaminare i problemi e le cose da tutte le parti.
Questa è una delle riunioni delle imprese, queste sono diciamo, parti delle imprese che abbiamo dentro, altra riunione delle imprese, altra riunione delle imprese, presentazioni con gli stakeholder, hanno cominciato poi a chiamarci a fare presentazioni, qui siamo a Camera di Commercio, eccetera, quindi si sono resi conto che quello che facevamo, diciamo, le istituzioni di Ferrara si sono resi conto che quello che facevamo non era una cosa per i giovani. Io odio sempre quando dicono uno spazio per i giovani, perché è sempre sottinteso che lo spazio è per i giovani, quindi una specie di doposcuola, fin tanto che non saranno abbastanza vecchi per fare qualcosa di serio. Quindi, gli spazi per i giovani vengono sempre pensati come qualcosa di sì, passati il tempo intanto che. Mentre al giorno d'oggi i giovani sono i giovani non in senso anagrafico, ma le menti giovani sono quelli che stanno inventando le nuove possibili soluzioni per uscire dal pantano della crisi dove siamo. Non è detto che lo troveremo noi, diciamo, però tutti noi lo stiamo cercando. E di certo non saranno le persone che sono da 40 anni sedute sulla stessa poltrona a scoprirla, insomma. Questa è una foto di gruppo diciamo, delle imprese che abbiamo selezionato. Ne abbiamo selezionate 18, adesso si sono ridotte a 15 perché una delle, diciamo, nelle start-up, una delle caratteristiche è che hanno un'alta mortalità. Quindi, di solito entro i 2 anni una startup vede se funziona o non funziona. Il problema è che non lo puoi prevedere prima, cioè se tu hai 10 startup ne sopravviveranno dalle 6 alle 8, ma anche meno, però non lo sai, non puoi, non ci sono metodi di valutazione per definire, per capire prima quali possono essere le startup che funzionano, perché devono intercettare nel momento giusto il mercato giusto, perché devono poter infilare il momento, il prodotto giusto al cliente giusto. E questo è fondamentale, è la velocità per le start-up. Quindi una delle cose importanti che abbiamo sviluppato con la rete di cui vi parlavamo prima è la velocità decisionale degli enti pubblici. Una delle cose importanti per i progetti, appunto, che stiamo cercando di fare, anche quelli che volete appunto fare qua, è la velocità. Il sapere in fretta se una cosa si può fare o non si può fare e se si può fare, sì, come, fino a che punto e se non si può fare, perché non si può fare, se si potrebbe fare in maniera diversa. Noi diciamo sempre alle amministrazioni che è più importante un no in una settimana che un sì in 6 mesi. Un'impresa culturale creativa, una startup in 6 mesi può non esistere più, oppure il cliente è già andato da un'altra parte, non mi serve più. Quindi è importante avere risposte veloci. Poi magari possono essere anche risposte a metà, nel senso che noi abbiamo lavorato in questa maniera. Dato che appunto la nostra associazione è molto ampia, ci troviamo da entrambe le parti della barricata. Abbiamo sia persone che vogliono fare, sia dall'altra parte amministrazioni che devono controllare. Quindi abbiamo cercato di trovare l'accordo e abbiamo fatto diventare i controllori, non più controllori, ma consulenti. Ad esempio, io qui dentro voglio fare un ristorante. Allora, chi deve venire a controllare e darmi i permessi? USL, sicurezza del lavoro, eccetera. Li chiamo, gli dico: io qua dentro vorrei fare questa cosa qua. Posso farla? Sì. Fino a quanto? Cosa mi serve per poterla fare? Posso fare un ristorante con 100 posti a sedere? O posso invece fare una tavola calda con solo pranzi in piedi? Cioè, io ho un'idea. Chiedo a chi mi deve dare i permessi se posso farla, fino a che punto posso farla e in che modo, con quali dotazioni ho bisogno di farla.
Ad esempio, vi faccio un esempio, noi nel cortile dello spazio, ve lo faccio vedere dall'inizio perché voi non c'eravate, ecco, questo è lo spazio. Nel cortile che abbiamo sgomberato, ci hanno chiesto quest'estate di fare un festival di musica e cultura british, quindi sono stati fatti 20 serate di concerti live di gruppi inglesi. Ha avuto un gran successo, sono venute più di 10.000 persone, sono venuti perfino gli House Martin a suonare, io non ci credevo quando li ho visti. Però cosa abbiamo fatto? Quindi abbiamo chiamato gli ispettori del comune per quello che riguarda i permessi, l'acustica, i suoni, i vigili urbani, eccetera. Abbiamo chiesto come potevamo farlo. Il progetto iniziale era in un modo, l'ufficio appunto permessi che controllava appunto le emissioni acustiche, invece ci ha consigliato di ruotare, quindi il palco che all'inizio era visto qua invece è stato messo qui perché con la conformazione, con la posizione degli alberi, l'abbattimento acustico era maggiore, era migliore e quindi loro ci hanno consigliato come farlo. Quindi anziché montare il palco lì, poi chiamarli, fare i controlli e vedere dopo che non funzionava e girarlo, loro subito ci hanno detto, secondo noi se lo fa in questa maniera funziona meglio. Altra cosa, lo spazio naturalmente abbiamo voluto farlo accessibile ai disabili. Non eravamo obbligati, in quanto essendo uno spazio assegnato ad un'associazione, tu puoi all'ingresso puoi mettere, è uno spazio privato, quindi tu puoi mettere spazio non accessibile ai disabili, non attrezzato per i disabili e sei al posto. Ma se lo fai, accessibile devi essere a norma. Quindi ci avevano fatto un progetto per mettere a posto accessibile il cortile perché naturalmente è rialzato, è una specie di piazza d'armi, quindi ha dei dislivelli. In questo progetto erano previsti 8 rampe create in cemento e lamiera, la dislocazione dei bagni diciamo in una certa posizione, costo notevole fare tutto questo. Tramite amici eccetera, sia disabili o perlomeno che lavorano con disabili, ci hanno indirizzato a quello che era il controllore, cioè quello che avrebbe ricevuto la pratica sul tavolo per dare l'agibilità ai disabili. È saltato poi fuori che casualmente ci si conosceva anche, è venuto a vedere lo spazio, ha visto il progetto e ha detto che l'avrebbe bocciato se gli presentavamo un progetto così, perché non funzionava. Ci ha consigliato di farlo in maniera diversa, quindi anziché le 8 rampe in cemento, alla fine ne abbiamo fatte 3 in legno. I bagni semplicemente anziché là li abbiamo posizionati più vicino a delle rampe, quindi non c'è neanche stato bisogno di farne ulteriori. E quindi il progetto che era molto costoso all'inizio è diventato a costo zero perché casualmente avevamo lì dei materiali, delle assi di legno che andavano bene, erano a norma per fare quelle rampe. E quindi in autocostruzione abbiamo fatto anche questo. Questo ispettore, quando si è trovato la richiesta di pratica nell'ufficio, era a norma. Quindi anche qua utilizzare questi corticircuiti in maniera corretta ed etica, cioè chiedere qual è il modo migliore per fare le cose a norma e non tirare a indovinare. Il difficile è convincere questi ispettori a diventare consulenti, perché molto spesso questi qua sono abituati a starsene seduti in una scrivania a ricevere un plico di carta che alla sera da qui deve essere spostato qua. Quindi loro fanno semplicemente un controllo e un timbro. Devono invece essere convinti a uscire, venire a fare un sopralluogo e dare una consulenza, oppure andare noi nell'ufficio e chiedere la consulenza, cercando appunto di presentargli, di chiedergli come fare ciò che vogliamo fare. È un modo logico di fare le cose, che però finora non è mai stato fatto, o perlomeno veniva sempre gestito in maniera diversa. Bisogna sbattersi molto di più, perché è molto più semplice compilare un modulo, inviarlo per posta, anziché andare a prendersi su, andare negli uffici, chiedere, tornare con i progetti avanti e indietro.
ci serve molto più impegno pratico, ci servono molte più anche conoscenze tecniche per sapere cosa si può fare e come. Però diciamo che alla fine si ottimizzano i costi, si ottimizzano la resa, diventa molto più divertente anche fare le cose, perché poi questi ispettori, dopo che vengono coinvolti, si sentono anche loro parte del progetto e quindi anche loro lo adottano, anche loro hanno messo qualcosa lì dentro, quindi non sono al di là ma sono a fianco del progetto. Ecco, queste sono le imprese, le 15 imprese che sono ospitate. Ve le metto per farvi vedere la varietà e anche l'estrema eterogeneità delle cose che ci sono lì dentro. Sono già scattate delle sinergie inaspettate fra designer, officina di biciclette, studi tecnici, giornali online, insomma, sono già saltate fuori decisamente delle cose molto interessanti e molto divertenti. Bene, questo è un po' l'esempio, il come abbiamo fatto noi questa cosa qua, applicando in maniera pragmatica le conoscenze tecniche che avevamo, presentando, proprio perché tutti questi progetti sono estremamente vari, estremamente sfaccettati, quando si va a parlare con uno stakeholder o comunque una qualche persona, bisogna sempre presentargli la faccia giusta. Io ricordo sempre, per me è stato molto di ispirazione, come vi dicevo, la scena nel film La vita è bella, in cui Benigni deve convincere, senza che se ne accorga, il cliente a scegliere gli unici tre piatti che erano disponibili in cucina. Bisogna far così, cioè se io vado in comune e gli dico: guarda, io qui vorrei fare un bel centro con gente che viene qua, fa delle cose, vede, facciamo musica, ci troviamo, così cominciano a tirarsi indietro. Se invece tu gli presenti l'altra faccia del progetto, che è quella di recuperare uno spazio, rendere più vivo un luogo, di coinvolgere dei giovani o coinvolgere delle associazioni, e quindi gli presenti i pro del progetto, di solito è più semplice. Quindi noi, come vi dicevo prima, cerchiamo sempre non lo scontro ma la collaborazione. È meno divertente, cioè ha meno fascino. Non so qui da voi, ma da noi, noi siamo tutti figli di ex sessantottini e quindi abbiamo tutta la reminiscenza dei nostri genitori, delle manifestazioni, delle barricate, delle occupazioni, delle cose, quindi abbiamo sempre un po' questo fascino dello scontro in piazza, che però ci siamo resi conto che adesso noi saremmo dall'altra parte della barricata, quindi è inutile scontrarci, dobbiamo capire invece quali sono le due facce del problema e cercare la soluzione ottimale. Io avrei finito, se avete qualche domanda. Comunque, c'è un sacco di lavoro da fare, è molto divertente e poi non si finisce mai. Infatti anche qui sicuramente mi stavano telefonando, perché stiamo esplorando un'altra delle cose che stiamo facendo, stiamo esplorando la normativa per rendere possibile fare queste cose qua. Quindi sono molto di moda in Italia adesso queste cose, se voi guardate in giro per l'Italia ne stanno facendo ovunque. Il problema è che bisogna trovare un'amministrazione pubblica che in qualche maniera abbia il coraggio di lasciar fare queste cose, prendendosi il rischio di essere criticata, di ricevere
dei richiami, soprattutto dalla Corte dei Conti, che è il grosso cerbero, il grosso problema da affrontare in queste cose. Quindi bisogna trovare qualcuno che abbia voglia di osare. Invece quello che stiamo cercando di fare noi è trovare e mettere giù la normativa in modo che il fare queste cose non sia più una scommessa, ma diventi una prassi con delle solide fondamenta normative e amministrative. È fattibile, stiamo vedendo che ci sono. Negli ultimi mesi è diventata molto di moda l'idea di introdurre, probabilmente lo introdurranno, ma ci serviranno anni, il trust in Italia. Il trust praticamente in cui il proprietario di un qualcosa lo dà a qualcun altro a patto che faccia qualcosa, cioè nella fiducia che faccia qualcos'altro, ma è una forma giuridica che esiste nelle normative anglosassoni, che però non sono traducibili immediatamente in quelle italiane. Si è però visto che nel codice civile italiano esistono delle norme che fanno circa la stessa cosa e che possono essere applicate in questa maniera qua. In Italia ci sono vari avvocati, giuristi che stanno studiando il problema proprio per vedere di trovare tutte le possibili regole e norme per fare in modo che chi vuol fare queste cose sia tutelato e possa farle secondo certi canoni, prendendosi certi rischi ben definiti. Dall'altra parte, chi dà questi immobili, quindi gli enti pubblici, siano tutelati nel fatto che ciò che si fa verrà fatto bene, se non viene fatto bene possa essere velocemente fermato, l'immobile possa essere dato ma anche ripreso nella stessa maniera senza delle grosse trafile giuridiche. E in pratica, adesso che in Italia vogliono vendere tutto, con queste norme non ci sarebbe più bisogno di vendere le cose, perché si potrebbe dare un immobile, una spiaggia, un bosco, un qualcosa a qualcuno per fare qualcosa e lasciarglielo finché l'idea funziona, sta in piedi, finché il progetto fa effettivamente quello che si era detto di fare, e quindi permettere anche alle amministrazioni di dormire dei sonni tranquilli. Quindi il cercare di capire tutte le facce del problema. Siamo all'inizio di una grossa rivoluzione, come vedete in questi giorni anche appunto dagli ultimi decreti stanno saltando fuori sempre nuove regole, nuove norme. Quindi quello che stiamo vivendo adesso è proprio siamo all'inizio. Probabilmente quello che succederà fra 5 anni sarà anche colpa nostra. Vediamo, insomma. Va bene. Riguarda il rapporto con il contesto urbano, cioè qual è il confine tra lo spazio interno agli spazi di su, penso specialmente la parte diciamo aperta, il cortile magari, e invece l'aspetto privato, anche se più che privato un semi privato, un semi pubblico, che è quello della comunità invece dell'impresa creativa, cioè in che modo la città entra in spazio grisù? Allora, la città entra, lì abbiamo applicato un po' il metodo delle discoteche. Se voi vi ricordate, quando si andava in discoteca c'era sempre la fila fuori e si andava solo nelle discoteche in cui c'era la fila fuori. Poi magari dentro era vuoto, però fuori c'era la fila. Cioè, la gente tende ad andare in luoghi dove luoghi esclusivi in cui però può entrare. Quindi,
Il vantaggio dell'immobile, questo qua, che avendo una corte interna e avendo un unico accesso, intanto quando entri hai la percezione di entrare in uno spazio che non è pubblico, cioè hai la percezione di entrare a casa di qualcuno. Il fatto però che tu possa entrare a questa casa, che tu sia autorizzato ad entrare, ti fa in qualche maniera affezionare allo spazio. La prima volta che siamo andati in sala studio all'università e non conoscevamo nessuno, il primo giorno avevamo un po' fifa, il secondo meno, dopo un po' ci sembrava essere a casa. È la stessa cosa. Noi qui abbiamo utilizzato, in pratica, quello che abbiamo fatto, Spazio Grisù, è un'evoluzione della sala studio ed è un'evoluzione anche dell'appartamento dove vivevamo come studenti. Quindi la convivenza, il fatto di unirsi, di scutere, incontrare altre persone. La città però reagisce nella stessa maniera. Quindi la gente, c'è il portone, quando il portone è aperto c'è sempre la gente che viene a curiosare dentro. Noi li lasciamo entrare, ma sempre accompagnati. Quindi tutti noi abbiamo l'obbligo, diciamo, che quando vediamo qualcuno che entra, lo dobbiamo accompagnare, quindi lo accogliamo, ci parliamo, gli facciamo vedere quello che, se vuol vedere qualcosa, se vuol curiosare, lo portiamo in giro, però lo accompagniamo proprio perché comunque è uno spazio in trasformazione, è comunque, sono delle parti che sono a cantiere, eccetera, quindi devono essere accompagnati, anche perché i soci dell'associazione sono assicurati, diciamo, in quanto soci. Gli estranei no, a meno che non entrino per particolari motivi o per particolari eventi. Di conseguenza, però, non possiamo, non vogliamo lasciarli fuori. Vogliamo che la gente senta di poter entrare in uno spazio e magari dire ad un qualche amico: vieni che ti faccio vedere un posto che ho conosciuto. Quest'estate, quando c'erano i concerti, era così, quindi alla fine avevamo, per dire, tantissime famiglie che venivano lì. C'era magari il concerto di un gruppo punk rock, però avevi la famigliola con i bambini o i nonni con i bimbi che giocavano lì nel cortile, anche se c'erano gli altri che saltavano, che pogavano sul palco, però era comunque vissuto come uno spazio familiare, era uno spazio pubblico nel senso buono. E il fatto di essere chiuso dava anche un senso di, era come essere dentro un cortile privato, a casa di qualcuno, che però era la casa di tutti. Questo ha permesso anche al quartiere di riavvicinarsi e di condividere appunto anche delle iniziative con noi. Adesso, per dire, stiamo sviluppando dei progetti con le scuole che ci sono lì attorno, con anche vari gruppi, da gruppi sportivi a varie altre cose, proprio perché è vissuto bene. Abbiamo avuto, come vi dicevo, più di 10.000 persone quest'estate che venivano lì perché era un bel posto dove andare, si sentivano bene. Il fatto di fare un posto dove la gente si sente bene, come vi dicevo ieri, vi ho chiesto: pensate ai luoghi dove, che avete visto, dove vi siete sentiti bene, e i luoghi dove invece vi siete sentiti male, e cercate di capire perché uno e l'altro, o magari ancora meglio, i luoghi dove vedevate che la gente era contenta, la gente interagiva bene con lo spazio, o invece i luoghi dove la gente non interagiva, e vedere, cercare di intercettare quali sono le dinamiche specifiche di quello spazio che portano ad essere positivo o negativo. Perché proprio ci sono delle sottigliezze, quello che un po' ieri diceva il professor Carta. L'urbanistica ha fallito perché, cioè ha fallito, un certo tipo di urbanistica ha fallito perché era semplificativa, mentre il vivere urbano è estremamente complesso, ci sono un'infinità di parametri da prendere in considerazione, non puoi semplificare a 10 parametri, ce ne sono migliaia, e in ogni spazio ci sono quelli che sono più importanti di altri, e ciò che funziona in un posto non funziona da un'altra parte. Quindi forse qui l'idea del il genius loci che ci hanno sempre, di cui ci hanno sempre parlato, è proprio quello da studiare e da approfondire, perché è lì la chiave di tutto.
l'argomento di studio è quello, per fare in modo che la gente usi uno spazio e lo senta, si alza la mattina e abbia voglia di andare in quello spazio lì. Il problema è questo, insomma. Sì, io volevo fare una domanda più sulla figura dell'architetto in generale. Cioè, dopo questa lezione, quello che penso, io sono laureata da poco, quindi sono abituata a pensare la figura dell'architetto, sulla base anche delle poche prime esperienze professionali che ho avuto, come quello che dedica il suo tempo alle cose costruite, che mette a disposizione la sua professionalità, la sua immaginazione, la sua creatività. Diciamo sulle cose costruite e viene pagato per questo. Il tempo, cioè, mi pare di capire che adesso la figura dell'architetto si debba trasformare e quindi deve essere quella persona che è in grado di mettere la sua immaginazione e la sua creatività a disposizione della creazione di queste dinamiche che abbiamo visto anche. Ma può diventare questa una vera professione, nel senso, questo tempo, questa professionalità messa a disposizione e in qualche modo poi anche retribuita, cioè forse la domanda è un po' Sì. cioè, nel senso, abbiamo parlato di progetti attivati a costo zero, però il tempo e la professionalità sono considerati in questo costo zero, nel senso, sono attività svolte al di là di altra, cioè della professione che poi, cioè, come quell'ingegnere che lo faceva nel fine settimana, intendo dire. Può diventare questa invece un'attività a tempo pieno, sì, per le persone che coordinano tutte queste, cioè questi processi. Ecco, questo è un po' la mia Ah, curiosità. il problema del giorno d'oggi è quello di farsi pagare per quello che sappiamo fare. Spazio Grisù è nato anche per questo, cioè noi abbiamo visto che c'erano tante persone che avevano delle grosse competenze. Vi dicevo, a Ferrara appunto abbiamo avuto anche la fortuna del terremoto, che ha creato dei disoccupati di lusso. Cioè, nelle zone terremotate molte imprese hanno dovuto chiudere proprio perché è venuto giù il capannone, e si sono trovati senza lavoro, in cassa integrazione, eccetera, delle persone con delle grosse competenze tecniche. Molti di questi, abituati a lavorare, hanno detto: io sul divano non ci sto, voglio fare, mi invento qualcos'altro. Ma oltre a questi c'erano anche, appunto, come vi dicevo, il progetto è nato per i giovani architetti, ed è nato proprio perché, come raccontavo ieri al professor Carta, il progetto è nato per vendetta. Cioè, un giorno in cantiere ho litigato con un architetto di fama perché aveva fatto un errore banale. Su questo non andate a dirlo in giro. Aveva fatto un errore banale, non aveva fatto bene le misure, o chi gliele aveva fatte non le aveva controllato bene, insomma. Fatto sta che c'era un dislivello fra l'interno e l'esterno dell'edificio che portava l'acqua ad allagare l'immobile, insomma. Un errore, chiaramente una svista, perché era un cantiere minore, questo è un architetto di fama, probabilmente l'aveva preso sotto gamba, non ci aveva badato, ci aveva magari guardato 10 minuti alla sera, eccetera. Però non aveva voluto prendersi la responsabilità, dando la colpa all'impresa, ai muratori, eccetera, perché non avete controllato. No, se tu nei disegni mi metti queste quote, io le rispetto, insomma. Vabbè. Quindi l'idea è stata quella di: lo stesso errore poteva farlo anche un giovane architetto. Però magari questo giovane architetto, anziché lavorarci 10 minuti in una settimana, ci avrebbe lavorato magari 8 ore per un mese. Quindi l'eventuale retribuzione sarebbe stata anche più guadagnata, secondo me. Però, diciamo, il problema era questo: perché questo lavoro l'aveva fatto questo architetto di fama, facendolo sotto gamba, e non un giovane che magari lo faceva meglio, poteva farlo anche eventualmente meglio? Perché appunto non aveva abbastanza fama, non aveva abbastanza uno spazio, una vetrina abbastanza illuminata per farsi vedere. Ma questo poi il problema si è allargato. Tante persone hanno delle grosse competenze che però non riescono a mettere a frutto
perché non hanno le possibilità economiche, comunicative, o in qualche maniera gli manca qualcosa. Quindi il cercare di poter guadagnare e creare uno stipendio dalle proprie conoscenze è il problema di tutti noi. Essere pagati per questo è il problema di questi anni, però il fatto di farlo nel modo migliore, nella maniera più efficiente. Tutti voi adesso sapete, avete sicuramente qualche compagno di studi che era meno bravo di voi, ma adesso sta già lavorando in uno studio importante. Perché? Ah, perché quello là è andato a parlare con quello che l'ha parlato, è andato là, ha fatto vedere. Allora, se lui che era meno bravo di voi è riuscito a farlo perché ha comunicato meglio la sua immagine, fatelo anche voi. Cioè, se voi siete più bravi, a maggior ragione, se comunicate nel modo giusto, avrete ancora più successo. Quindi, ci sono delle vie, uno dice, ah, è bravo solo perché si è fatto pubblicità, fatevele anche voi. Cercate di far vedere che siete bravi, nessuno verrà a bussare alla vostra porta. E cosa c'è da fare? Visto che questo è una cosa che sta succedendo adesso, ma sta veramente succedendo in queste ore. Il fatto di ragionare e sfregare la testa su queste cose qua e vedere quali sono i problemi. La formazione dell'architetto, diciamo sempre che l'architetto è un infestante perché ce ne sono veramente ovunque. A Spazio Grisù ci sono impiegate 57 persone, tre quarti sono architetti. Nessuno di loro fa l'architetto o lo fa in maniera particolare. Fa anche l'architetto, ma la formazione dell'architetto è quella di, se vi ricordate, quando si inizia un progetto, che ha il foglio bianco, vabbè, adesso non ci sono più i fogli, ma si va direttamente col CAD. Quando hai il foglio bianco, non sai da che parte prenderlo. Quando invece cominci a vedere quali sono i vincoli, qual è, lo spazio, allora si cominciano a tirare delle righe e le strade e le cose. E i punti di vista e quali sono i dislivelli e le quote, eccetera. Quando riesci ad avere sufficientemente vincoli e problemi attorno, il progetto salta fuori da solo. Quindi bisogna fare la stessa cosa. Siamo in una situazione difficile. Esaminiamo quali sono i vincoli che abbiamo attorno, quali sono i problemi che ci sono, che cosa vogliamo fare. Quindi voglio costruire un'abitazione, devo guardare quali sono i vincoli del territorio in cui voglio costruirla. Voglio costruire un'iniziativa, un evento, un qualcosa, devo guardare quali sono i vincoli che mi limitano o comunque che devo rispettare. È inutile che io voglia fare una discoteca qua dentro se non ho modo di far parcheggiare la gente qui o se non ho modo, se i cancelli mi chiudono la sera. Cioè, devo sapere quali sono i vincoli e sapere quali sono le possibili costruzioni. Bisogna fare quello che nell'elettronica viene chiamato il reversal engineering, cioè presa una macchina, devi vedere come fa a funzionare. Quindi tu vuoi la macchina che faccia questo scopo, che faccia questa funzione, come fai a farla funzionare in questo modo? Qual è il motore per farla funzionare così? Qual è il carburante per farla funzionare così? Quindi l'architetto ha il vantaggio che è stato abituato a studiare i problemi, a capire quali sono i vincoli e i problemi e a inventare una possibile soluzione. Poi lì sta nella bravura personale trovare la soluzione al problema specifico. Non è detto che ci sia una soluzione, proprio perché fare villette a schiere è facile. Ne ho fatte tante, quindi so come. Però il farle funzionare è difficile. E poi a volte funzionano meglio le vette a schiera delle ville megagalattiche, e lì non si sa perché. Allora bisogna capire, ci sono tante cose da capire, ci sono tante sfumature. Siamo in una situazione socio-economica, politica, su cui verranno pubblicati tanti libri. Fra 20 anni, fra 50 anni si parlerà di questi anni come un punto di o di crollo totale o di svolta. Quindi siamo veramente a metà del guado.
dobbiamo capire come uscire da questa cosa. E abbiamo gli strumenti per farlo. Abbiamo degli strumenti per farlo, speriamo che siano quelli giusti. Poi al limite, oh, mal che vada, sbagliamo. Grazie.